Buongiorno, mi chiamo Andrea Ferro, vengo da Trento, ho 44 anni e la disciplina che pratico nella pesca è la pesca a spini, la pesca con esche artificiali da riva. La mia passione per la pesca nasce ancora dall'età di quando ero piccolino, 7 anni insomma, perché mi portava mio papà e mio zio, sia al lago all'inizio, ma poi già subito nei primi anni anche nei torrenti e così, e da lì è nata questa passione. Non mi ricordo il primo giorno di pesca, come è nato, però ho tanti bei ricordi da piccolo, che andavo a pescare appunto sul lago, soprattutto alle aperture dei torrenti che c'erano da noi in Trentino, che mi portavano la mattina presto, che si aspettava ancora che facesse giorno. E insomma c'era questa emozione, la notte che non si dormiva a volte, anche se avevo 7, 8, 9 anni, insomma. E poi ho dei ricordi anche delle prime gare, che una volta erano già diverse, ma ho dei ricordi di gare che ho fatto a 8 anni, quando c'erano 350 persone sul fiume Adige. E quindi questi sono i ricordi, insomma, ma sono tanti. La pesca è una passione, per me è un momento che hai di rilasso, di stare con la natura, di star bene, cioè dallo stress delle giornate che ci sono. Logicamente quando avevo 7-8 anni non c'era lo stress del lavoro, c'era la settimana di scuola e poi la domenica si andava a pescare. Da piccolo ho provato altri sport, ho provato il calcio, ho provato a sciare, a pattinare, la pallacanestro, anche se non sono altissimo. E diciamo che quello della pesca mi è sempre rimasto. Mi piaceva, mi rilassava e mi piaceva questo contatto con la canna in mano e l'acqua, ecco. Principalmente la pesca è il mio hobby primario. Altri hobby, ho l'hobby di passeggiare in montagna, di andare a camminare, a volte riesco anche a mettere insieme, diciamo, di fare una gita in qualche laghetto alpino e colgo l'occasione. Ho la ragazza con la quale convivo da tantissimi anni, 23 insomma, e quindi voglio dire con lei passo queste giornate di hobby a far trekking, a camminare. A lei piace la mia passione e mi segue tante volte. Non mi segue adesso a livello agonistico perché comunque c'è sempre un gruppo di pescatori, ma quando andiamo così a camminare o a fare qualche pescata mi accompagna sempre. Il mio palmarès, diciamo che mi ha dato tantissime soddisfazioni questa pesca, questo hobby che è la pesca. Ho iniziato a fare le gare a spinning nel 2000, vincendo subito il campionato provinciale, facendo l'italiano nel 2001 e fare quarto agli italiani, e mi ha dato diritto a entrare in nazionale nel 2002, alla nascita della nazionale, che era la Coppa del Mondo e dove abbiamo vinto l'oro. Da allora non sono mai uscito dalla nazionale, sono sempre stato in nazionale. Ho vinto 3 mondiali a squadre, ho vinto un mondiale individuale, ho fatto 2 argenti individuali, ho vinto 2 titoli italiani a coppie, un titolo italiano individuale, un bronzo individuale, 2 bronzi a squadre col mondiale, e un argento a squadre italiano e ho vinto 4 club azzurri, di cui 3 di seguito per la qualifica. Di ricordi ce ne sono tanti. Anche della compagnia dei compagni di pesca durante le manifestazioni. Credo che il ricordo più bello sia veramente nel 2009 in Andorra, quando ho vinto il mio titolo mondiale individuale, che dopo 2 argenti consecutivi quasi, nel 2005 e 2006, insomma nel 2009, riuscire a realizzare questo sogno è stato il ricordo più grande. Diciamo che a 10 minuti dalla fine della gara mi sono scese le prime lacrime perché sapevo che stavo andando veramente bene. Posti più belli? Di posti belli ce ne sono tanti perché sei in mezzo alla natura. Io da quando ero piccolino andavo a pescare in Val di Rabbi, che è una piccola valle che c'è in Trentino, e lì allora si poteva pescare nel Parco dello Stelvio, c'erano dei posti magnifici, e diciamo che forse è uno dei ricordi più belli che ho di quel torrente, dove comunque sono cresciuto pescando, ecco. Come catture, io facendo tante gare, normalmente si va sempre su trote di missione, ecco. Quindi ho preso magari delle trote naturali che come dimensioni non erano grandissime, ma 2 kg, però insomma per certi posti sono veramente delle belle catture.
Non ho mai fatto delle grandi catture da record a Guinness perché comunque non vado a praticare questo tipo di pesca. Tante volte vado a fare allenamenti proprio su queste zone che sono le pronto pesca, dove vengono seminate le trote d'Italia, due tretti, insomma, da gara, ecco. Allenamenti quando posso vado. Ci sono dei periodi che riesco andare anche 3-4 volte alla settimana, altrimenti il fine settimana, il sabato o la domenica, qualche ora. Se riesco, ma comunque posso fare una media di 3-4 uscite alla settimana, a volte un'oretta la mattina o un'oretta la sera, brevi pescate, però costantemente. È vero che ho vinto tanto, sicuramente non sono famoso, mi conoscono in tanti, ho avuto delle grandi soddisfazioni anche a livello internazionale, essendo in questa disciplina. Diciamo l'unico che è in nazionale dal 2002 senza uscire, quando si va fuori ci si saluta, ci si abbraccia. E a livello nazionale, quando vado a qualche raduno o qualcosa così, o sui forum c'è scritto c'è Andrea Ferro, lo voglio conoscere. Famoso, mi conoscono tanto, credo per la mia umiltà nell'essere come persona, ecco. Ho firmato degli autografi, mi chiedono degli autografi, mi hanno fatto fare autografi sulle magliette. Mi imbarazza tantissimo questo, però è la realtà. Ecco, questo grande sogno, questo tutto si è avverato. Nella mia disciplina, tecnica e esperienza viaggiano abbastanza parallelamente, come ci vuole sempre anche un po' di fortuna, come in tutte le cose, in tutti gli sport. Per fare sempre dei risultati, essere sempre lì, devi avere sicuramente tanta tecnica, e l'esperienza è indubbiamente fondamentale. Consigli da dare per una persona che vuole migliorare nei risultati a livello agonistico, parliamo, è quello di continuare ad andare a pescare, di credere in quello che fa, e se ha la possibilità di trovare qualcuno sul fiume o così, continuare a osservarlo. Non è che bisogna osservare il più forte, bisogna osservare tutti, soprattutto le persone che abitano in un certo posto e pescano in un certo posto, che conoscono quel fiume, quel coso. Quindi osservare tutti, dal campione alla persona anziana che passa le giornate sul coso. Quindi la pesca è tanto osservazione e tanto esperienza, insomma. Quindi andare, non scoraggiarsi se non si prende. Diciamo, io mi diverto andare a pescare, catturare mi fa divertire ancora di più. Logicamente a livello agonistico, se vuoi fare i risultati devi catturare. Per quanto riguarda i giovani e i bambini, io sono contentissimo quando vedo i ragazzi andare a pescare, i bambini. Mi piace fermarmi quando pescano, che li trovo sul torrente e tutto, perché comunque al giorno d'oggi è ancora uno sport bello, cioè con la natura e tutto, secondo me imparano tante cose, e poi credo che anche ti insegna a stare tranquillo, a rilassarti, che ripeto, anche a scuola probabilmente al giorno d'oggi, nel 2011, c'è tanto stress anche in aula, poi insomma, quindi è una cosa che consiglio, e mi piace anche seguirli quando li vedo, fermarmi, dargli dei consigli, queste cose qua. Futuro della pesca è sicuramente una disciplina, una cosa che è sempre in crescita. Io sono convinto che comunque, voglio dire, sarà sempre meglio. Anzi, forse un po' di anni fa con l'inquinamento e quelle cose lì era calata parecchio. Adesso ci si tiene tanto alla natura e a tutto, e credo che la pesca stia facendo una grande crescita. E quindi ritengo che sia una bella cosa.